collega ai precedenti tre che ho pubblicato e sono tutti quanti legati appunto alla riscoperta della città di Roma e si collega alla nostra associazione culturale Ottavo Colle che da 8 anni a Roma propone la riscoperta di una città periferica ai circuiti turistici di massa e gli ospedali, anche gli ospedali, sono parte della città pubblica ignoti ai più, ovvero sono dei luoghi semplicemente attraversati per il dolore, per motivi di cura, di malattia, eccetera. Invece hanno una storia molto interessante, soprattutto gli ospedali romani, perché ricordiamo che il Santo Spirito in Sassia è il primo ospedale più antico d'Europa, quindi ci sono molti percorsi da fare. Esatto, una carrellata non solo tra gli ospedali e i nosocomi più conosciuti, anche gli storici della capitale, ma attraverso i nosocomi conosci anche uno di storia della capitale. Che cosa è, secondo te, che spaccato tu hai registrato? Sì, il libro ripercorre anche appunto tutto il concetto di cura, salute e malattia, no? Quindi la salute come grazia e la malattia come colpa. Quindi, diciamo, attraverso la lettura di questo libro è anche possibile ripercorrere il rapporto tra religione e città, fra spazi di cura e città, che ricordiamo essere presenti già dai tempi dell'antica Roma, con gli spazi dedicati al benessere, alla cura del corpo, alle terme. Ovviamente il concetto di cura e salute era completamente diverso C'è un da quello. aspetto che è emerso che non ti aspettavi. Beh, sì, mi aspettavo in realtà, ma vederlo su mappa è diverso. E noi come associazione, io come sociologa urbana mi occupo molto di diseguaglianze e dalla mappa presente nel libro è molto evidente agli occhi quanto la distribuzione territoriale degli istituti di cura sia concentrata nel centro storico, quindi nella parte più spopolata di Roma. E sia molto, insomma, sia piuttosto insufficiente nella parte cosiddetta periferica. Quindi me lo aspettavo, ma vederlo è diverso. Centro storico è la memoria, è il passato e il futuro. Grazie Irene Ranaldi per essere stata con noi, un libro tutto da scoprire, memoria e futuro della salute in città, passeggiate nei luoghi della sanità a Roma. Grazie per essere stata con noi, intanto ritorniamo a parlare di burocrazia, di edilizia, perché c'è anche quello e lo facciamo con il nostro Rosario.